Sly? Rispondi! Sly! Su, avanti, mi ricevi? Sì, ti ricevo. Forte, molto forte. Scusa, ma sono un tantino nervoso. Cercare di infiltrarsi in una centrale di polizia fa questo effetto. Bentley, nel furgone sei al sicuro. Sono io che vado qui. Devo cercare di rubare quel file all'ispettore Carmelita Fox. Amico, fai conto che io sia i tuoi occhi e le tue orecchie. Ho il loro sistema di sicurezza sotto controllo. Per entrare dovrai passare attraverso quel condotto di ventilazione. Ok, sto entrando. E non dimenticarti che io sono qui al volante, Sly. Tutto quello che devi fare è prendere il file e tornare al furgone. Noi faremo il resto. Tieni il motore acceso, Marley. Sarò lì in un attimo. Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Gabri Costa. Benvenuti a Sly Raccoon, il primo gioco di Sly Cooper che era uscito nel 2002, quando c'era la PS2. Ma adesso qui nella PS3 dovete guadagnare un sacco di trofei. Qui ci sono milioni di trofei da fare in questo prologo. Dovete raccogliere una moneta, poi 60 monete e 99 monete. Ora sentite un sacco di consigli. Ehi, Bentley, credo di vedere delle cose. Devo avere le visioni. Vedi anche tu quelle strane luci blu? Davvero? Ho letto qualcosa al riguardo. I maestri ladri procioni sono in grado di percepire fisicamente le possibilità di furto che si manifestano sotto forma di inspiegabili aure blu. Secondo le ricerche che ho fatto, tutto ciò che devi fare è avvicinarti e tenere premuto il tasto cerchio per eseguire un'azione di infiltrazione da ladro professionista. Tenere premuto il tasto cerchio vicino alle aure blu. Ci sono. Avete capito, ragazzi? Quando ci sono le scintille blu, queste luci blu, dovete stare vicini e tenere premuto il tasto cerchio se volete diventare ladri professionisti. Bene. Adesso entriamo nella stazione di polizia, cominciando da questo condotto di ventilazione. Devi fare molta attenzione, Sly. Se interrompi uno di quei raggi laser, attiverai l'allarme. Per non parlare del fatto che verrai fritto come un merluzzo. Attenti, ragazzi, non dovete essere fritti come merluzzi. Non dovete mai attivare le barriere laser. Qui abbiamo l'ascensore. Ottimo lavoro, sei dentro! L'ufficio dell'ispettore Carmelita Fox è proprio dietro quella porta rossa. Bene, stiamo andando benissimo in questo prologo. Se riusciremo a completare il prologo guadagneremo un trofeo. Allora, visto che siamo nella stazione di polizia, dobbiamo entrare nell'ufficio dell'ispettrice Carmelita Montoya Fox che è dietro a quella porta rossa. Non dimenticate che le monete dobbiamo raccogliere. Raccoglietene 100 e riceverete una vita extra. Continua così, Sly! Qui è dove l'ispettore Carmelita Fox custodisce tutti i suoi file più importanti. Sono penetrato nel computer della polizia e sono riuscito a trovare questa combinazione. Prova a digitare 937. Dovete digitare 937. 937. Bene, abbiamo aperto la cassaforte e abbiamo trovato il file segreto della polizia. Ottimo lavoro, ce l'hai fatta! Scendi lungo la scala antincendio e dirigiti subito al parcheggio. Ti aspettiamo lì dentro il furgone. Bene, ora scendiamo lungo la scala antincendio e andiamo subito dal furgone di Marley che sta tenendo il motore acceso. Oh no! Sta arrivando qualcuno! Sei proprio scemo, Procione. Ti ho preso con le mani nel sacco. Carmelita! Carmelita! Non ti vedo da quando ti ho fatto mangiare la polvere a Bombay. Questo mi rammenta che devi riconsegnare la pietra del fuoco ai suoi legittimi proprietari. Ma stavo per riportarla a te come segno della mia... Ma sai che quel bazooka si intona col colore dei tuoi occhi? Molto seducente. Sul serio, questa pistola scarica un colpo paralizzante. Provala! Potrebbe convincerti a mollare il giro della malavita. E perdermi i nostri incontri? Avremo un sacco di tempo quando sarai dietro le sbarre. Vorrei continuare a chiacchierare, ma passiamo di qua soltanto per questo file. L'hai tenuto abbastanza. Attenti ragazzi, è arrivata l'ispettrice Carmelita Montoya Fox. Dovete fare attenzione perché ha una pistola elettrica e spara tremendi proiettili elettrici. Adesso scendiamo in questa scala antincendio.
qui vicino a noi c'è un parcheggio e vicino a noi stiamo vedendo il nostro furgone. Se Murray apre le porte posteriori possiamo scappare. Arrivederci a tutti, abbiamo finito il prologo di Sly 1. No, il procione non ti sfuggirà mai, Carmelita, non lo prenderai.